Buonasera a tutti, mi chiamo Mario Gossi, come ha detto il dottor Polito, e mi occupo di assistenza tecnica per quello che riguarda gli impianti di climatizzazione degli ambienti e quindi comfort ambientale, termoregolazioni e cose di questo genere. Io mi volevo riagganciare sempre al discorso del dottor Polito in merito alla questione della burocrazia che abbiamo qui da noi, e portando un esempio veramente forse banale ma secondo me parecchio calzante. Noi ci troviamo in Umbria, che è una piccola regione, ma possiamo dire che è più che altro una grande città, perché siamo meno di 900.000. Nonostante questo, nel nostro settore noi abbiamo il famoso bollino che conoscete tutti, qualcuno lo chiama blu, qualcuno lo chiama verde. Beh, in Umbria ci sono quattro enti che controllano questo bollino, e quindi l'autocertificazione viene fatta da quattro soggetti diversi, che ognuno ha deciso di interpretare la normativa nazionale a suo modo, utilizzando importi diversi per il bollino, tipologie diverse di allegati G, comunque con delle piccole differenze, e anche delle metodologie di trasferimento di questi documenti cartacei e informatici ai vari enti diverse. Quindi, per assurdo, tre miei clienti, uno che abita a Cesi, uno che abita qui a San Gemini e un altro che sta a Colpetrazzo, nell'arco di 12 km, sono sottoposti a controlli da diversi soggetti, e io ogni volta che vado a fare la manutenzione devo poi gestire le diverse tipologie diciamo anche informatiche per poter regolamentare questa documentazione, appunto. Negli ultimi 10 anni il nostro settore qui a Terni ha anche assistito a dei fenomeni un po' particolari, perché abbiamo vissuto la storia della GESA, un'agenzia che è nata da un finanziamento europeo per i servizi all'ambiente, che è stata utilizzata, tranne una specie di piccolo esperimento dei primi anni, in maniera diciamo totalmente diversa dai politici per altri scopi. Poi abbiamo vissuto anche il fenomeno della penna ottica, che doveva semplificare il lavoro o forse insegnarci a noi manutentori come si scrive correttamente in stampatello italiano, però purtroppo non è riuscita a fare questo. È proprio il caso di dire, quando la tecnologia non ci aiuta in qualche maniera a semplificare le cose. E adesso abbiamo una latitanza del comune di Terni di circa 4 anni proprio in merito a questi controlli sulle caldaie. Infatti, nonostante l'introito di circa 100.000 euro all'anno a fronte del pagamento dei bollini, sono state sospese qualsiasi tipo di attività di controlli, quindi abbiamo grosse difficoltà noi anche al... Non erano 5 questi? Io solo una cosa vorrei dire. È importante sicuramente questo momento, e sono d'accordo però con il collega che ha parlato poco prima di me. Secondo me è fondamentale riuscire a fare magari poche cose, ma farle, parlando meno e realizzando quello che ci serve. Buona serata, scusate. Grazie.